L'evento più importante dell'anno dedicato ai videogiochi si avvicina a grandi passi. I The Game Awards, ovvero lo show in cui verranno assegnati i premi per i migliori titoli del 2023, si terrà infatti nella notte tra il 7 e l'8 dicembre, con Jeff Keighley che ha già fatto trapelare qualche succosa informazione sulla serata. Scopriamo quindi insieme cosa possiamo aspettarci da una kermesse che si preannuncia un po' diversa dal solito e soprattutto come seguirla in diretta insieme alla redazione di Multiplayer.it. Seguiteci! Jeff Keighley si è reso recentemente protagonista di una sessione di domande e risposte relative all'edizione 2023 dei The Game Awards. Una chiacchierata questa che ha fatto emergere alcuni dettagli davvero interessanti su una delle manifestazioni più attese dell'anno. Come sappiamo, infatti, l'evento non è solo l'occasione per premiare i migliori videogiochi degli ultimi 12 mesi, ma rappresenta anche un palcoscenico importante per annunciare alcuni progetti al grande pubblico. E a questo proposito Keighley ha rassicurato gli spettatori. Alla domanda di un utente che chiedeva se possiamo aspettarci lo stesso numero di reveal e trailer in anteprima che abbiamo visto l'anno scorso, il papà dei TGA ha risposto che pur non avendoli contati, sarà lecito attendersi più o meno la stessa quantità di annunci dell'edizione 2022. Keighley ha inoltre toccato un altro aspetto fondamentale dello show, ovvero quello relativo alla sicurezza. Pare infatti che in questo senso ci sarà un ulteriore giro di vite da parte dell'organizzazione, in modo da arginare il fenomeno dei disturbatori, un elemento questo di importanza capitale per la riuscita dell'evento e che durante gli ultimi due show condotti da Keighley ha messo in luce un'evidente e preoccupante mancanza di controlli. Come forse ricorderete, infatti, nell'edizione del 2022 dei TGA un ragazzo è riuscito a salire sul palco, prendendo poi addirittura la parola al termine della premiazione di Elden Ring come gioco dell'anno. Ma anche nel corso dell'Opening Night Live 2023 un uomo ha invaso il palcoscenico a conferma di come ci sia ancora qualcosa da aggiustare in termini di sicurezza da adottare per eventi simili. Il creatore dei TGA ha comunque affermato che sono state messe in atto delle contromisure al fine di garantire una maggiore tutela durante la manifestazione, sebbene ovviamente non sia possibile rivelare nei dettagli gli accorgimenti che verranno messi in pratica. Il giornalista ha inoltre dichiarato che quello della sicurezza è un aspetto a cui tiene molto e di essere rimasto davvero colpito quando questi incidenti si sono verificati, ragion per cui verrà fatto tutto il possibile affinché non si ripetano in futuro. Tuttavia, Keighley si è anche soffermato su un dettaglio che potrebbe portare a una svolta epocale per lo show. Dall'edizione di quest'anno dei The Game Awards, infatti, potrebbe essere rimossa del tutto la mitica dicitura World Premiere. Il giornalista ha poi analizzato la questione svelando che alla base della scelta ci sarebbe il fatto che questa etichetta non è di facile definizione e potrebbe quindi essere fuorviante. Keighley ha comunque spiegato che i TGA tendono a insistere sull'espressione World Premiere, ma che quest'anno ci sarebbe la volontà di allontanarsi da questa abitudine a maggior ragione perché quasi tutto quello che vedremo in termini di annunci sarà una prima visione. Insomma, in pratica sembra che gli organizzatori abbiano intenzione di porre sullo stesso piano tutte le novità svelate durante l'evento, abbandonando quindi una definizione che ha fatto la storia della kermesse. Certo, si tratta di una scelta condivisibile, tuttavia siamo consapevoli che con la rimozione del buon vecchio vocione che accompagnava i trailer, i The Game Awards non saranno più la stessa cosa. Ed è per questo che ci siamo qui noi. Il 7 dicembre 2023, infatti, la redazione di Multiplayer.it seguirà passo passo l'evento sul proprio canale Twitch, con una diretta fiume che non potete proprio perdervi, anche perché solo noi abbiamo l'unica voce World Premiere ufficiale. World Premiere. Vi invitiamo quindi a seguirci su Twitch, ricordandovi anche che la nostra maratona inizierà alle ore 14 del 7 dicembre. Una lunga marcia di avvicinamento ai The Game Awards che prenderanno il via all'1:30 di notte. Nel frattempo, mi raccomando, fateci sapere nei commenti qualche vostra previsione sull'assegnazione dei vari premi, mentre qui accanto trovate dei video che potrebbero interessarvi. Alla prossima!